Dopo anni di precarizzazione del mondo del lavoro e di affossamento dei diritti, chiediamo un salario minimo di 10 euro l'ora. Come Potere al Popolo riteniamo che il governo oggi si debba muovere in questa direzione, mentre invece si sta voltando dall'altra parte, mentre finanzia guerra e non fa nulla per arginare il caro vita. Quello che chiediamo sono diritti, quello che chiediamo è che finalmente la voce di chi vive questa crisi, sta soffrendo questa crisi, ritorni all'interno dell'agenda del governo. Sì, che si riapra il tavolo sul salario minimo, se ce n'è un buon motivo qualche anno fa di introdurre un minimo salariale orario per salari che stanno a 4, 5, 6 euro l'ora, oggi con l'aumento dei prezzi, con il peggioramento generale delle condizioni di vita, ci sono buoni motivi in più. Il ministro Orlando ha istituito un gruppo di studio che ha dimostrato, dati alla mano, che non è l'11 ma il 24% dei lavoratori in questo paese che sono poveri. Quindi il ministro Orlando sa bene che è urgentissimo intervenire su questo e noi chiediamo che si faccia una legge il più presto possibile. Siamo per chiedere un salario minimo proprio nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, perché c'entra anche la questione del salario minimo sulla condizione di povertà e di ricatto a cui sottostanno le donne in questo paese, ma è evidente che la povertà in Italia è determinata da dei salari che sono troppo bassi, che siamo l'unico paese che ancora non ha stabilito dentro l'Europa un salario minimo e che abbiamo retribuzioni da fame, parliamo a un livello medio di un salario lordo di 7 euro l'ora, che significa 5 euro e 6 euro. Siamo qui perché è importante riaprire il tavolo sul salario minimo garantito, che è quello che noi diciamo, proponiamo che comunque di partire da 10 euro lorde l'ora fino a salire poi per gli altri livelli, perché diciamo che i parametri salariali, soprattutto di questi settori, ristorazione, quindi turismo e pubblici esercizi, nonché il pulimento, sono molto bassi, parliamo di 7 euro, 8 euro lordi l'ora. Un salario di 8 euro non è comunque la risposta alla povertà, ecco perché noi siamo qua. Oggi è l'8 marzo. Marzo, festa della donna, in Italia ancora c'è questa disparità sui salari tra uomo e donna e sulla quantità di lavoro. Una fetta enorme di lavoro povero è femminile e questo è un dato abbastanza riconosciuto. Molti lavori, al commercio, al pulimento, alla ristorazione, sono in gran parte femminili e sono lavori poveri. Naturalmente la povertà non sta soltanto nel costo orario, sta anche nel fatto che si lavora poche ore, che ci sono i part-time involontari e obbligatori che si sono diffusi tantissimo, per cui noi abbiamo una massa di milioni di lavoratrici che sono in condizioni di grande difficoltà. Il gender gap è un problema reale, concreto in questo paese, le donne stanno pagando ancora di più questa crisi. Quello che serve sono diritti, partire da condizioni necessarie di lavoro dignitoso che consentano emancipazione e la riduzione della dipendenza e della precarietà delle donne. Per questo oggi richiediamo forme di diritti basilari come 10 euro l'ora per il salario minimo, ma anche la regolamentazione del mercato dell'energia per fermare il caro vita. È evidente che in questa giornata contro la violenza sulle donne assume ancora più importanza la battaglia sul salario minimo, perché non si libera la donna dal ricatto e dalla violenza che subisce sul lavoro e dentro le mura domestiche e fuori per strada se non la si rende indipendente. È importante intanto sì il salario minimo garantito, perché quello è quello che permette poi alle donne di avere anche un'indipendenza economica che le fa uscire anche dalle dinamiche di patriarcato malate, e quindi se la donna, comunque la lavoratrice, è indipendente, in qualche modo è più forte anche rispetto a scelte e anche rispetto a violenze che possono essere fisiche e psicologiche, che spesso comunque nascono all'interno dei nuclei familiari.